Ciao a Ciao a tutti, tutti, eccoci. che Allora, a dite? 15:00, mappa, proprio proprio precisi, più di così. non si può. Allora, no, correggiamo subito una cosa. Io avete visto scritto dappertutto che usiamo anche il termoadesivo di Tess in questa demo. No, avevo capito male, solo il vinile. Infatti, Il termoadesivo lo facciamo lo un'altra volta. facciamo un'altra volta. No, perché così c'è il titolo, gli hashtag, tutta la Vabbè, descrizione del comunque dopo li tutorial. facciamo vedere così. Vabbè, li facciamo vedere, però avevo scritto che decoravamo anche con le. Vabbè, non ci ho capito nulla. Allora, dunque, quindi l'orario l'abbiamo dato, in sovraimpressione il sito c'è, adesso c'è anche il nostro telefono 370 10 25 425. Intanto vi ringraziamo che stanno continuando ad arrivare i preordini delle novità di Idee per Creare. Come sapete, come abbiamo detto ieri, avete tempo fino a sabato 8 alle 19, entro orario, quell'orario vi diremo se sarà possibile effettuare un ordine, perché abbiamo appena saputo stamattina proprio dal rappresentante che è passato che sono state rialzate le quantità minime per noi, per cui le cose si complicano. Quindi sabato 8 vi diremo se l'ordine può essere inoltrato oppure no. Voi comunque continuate a mandarci le vostre richieste con screenshot, codici dei pannelli, come preferite, però il più preciso possibile al numero appunto solito che voi ormai conoscete bene. Oggi tutorial, altro Sì. tutorial, visto che quello di ieri pure è andato molto bene, abbiamo detto vabbè, c'è un altro ripassino, Un va. altro ripassetto. Però, aspetta, mentre chiacchiero mi sono dimenticata di fare una cosa, mi passi un po' di alcol con lo Sì? spruzzetto. Allora, oggi parliamo appunto del vinile pretagliato di Tessi. Abbiamo fatto la presentazione delle nuove pellicole, L'alcol diciamo, che prima. sono arrivate. Sì, è lì. Cioè, è questo. E Ah. che sono arrivate qualche giorno fa. E però ho detto, facciamo vedere un attimo. È pieno il web di tutorial. Ciao Blanca! Ciao Ciao Blanca. Concetta! È Ciao pieno Concetta. il web di tutorial, quindi figuriamoci. Però vabbè, noi non l'abbiamo ancora mai fatto e quindi lo facciamo pure noi. Ecco, Ecco. allora io nel frattempo sto pulendo la sfera di plexiglass con un po' di alcol, che mi ero dimenticata di farlo. E quindi oggi cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere appunto un'applicazione di vinile pretagliato sul plexiglass, quindi per fare proprio la classica delle classiche sfere. E faccio un po' Faccio un qui, un po' po' qui sì, e un c'è po' lì, Roberta, c'è sì, Roberta, sì, lo è so, vero, è vero, la lo stavo vedendo sappiamo. anch'io prima. Quindi, la Per classica fare la classica sfera. sfera e poi dopo facciamo un'altra prova, e questa è proprio una prova che facciamo insieme, perché ho preso un oggetto piuttosto ostico. Quindi vediamo se funzionerà. Io credo di sì. Allora, il vinile, ricordiamo che è quello che non ha bisogno di ferro da stiro, per cui si applica con l'applicatore. Ora andiamo a vedere come. E va bene per tutte le superfici, diciamo, rigide, che non siano tessuto, per cui plexiglass, legno, muro, vetro, ceramica, per tantissime applicazioni. Però questo passaggio che tu stai facendo con l'alcol è Sì. fondamentale per il plexiglass, Sì. perché se la superficie di plastica non è Accendiamo un attimo la sigaretta, va bene. pulita bene, grassa, ok,
chiaramente l'adesivo non attacca, quindi se dovete lavorare su una superficie di plastica, di O di plexiglass vetro. o di vetro, ricordatevi prima di pulirla con l'alcol. Comunque, nelle confezioni di tessi dietro c'è anche l'illustrazione del passo passo. Ecco, sì. Ok? E dice: vabbè, allora che lo stai a far La fa? fa, vabbè, Lo beh, faccio tanto perché perché tanto lo volevo provare, per cui vederlo è un'altra vediamo. cosa. Allora, Allora, togliamo tolgo un intanto attimo la sì, il sovraimpressione. telefono. Allora, io ho scelto per la sfera, userò questo pretagliato qua che è Natale 22. Ovviamente non è in fucsia, ma è questa è la leggenda per far capire bene quali sono i disegni. E è disponibile, dopo li vediamo comunque in bianco, oro, argento e non ricordo che altro colore, dopo lo vediamo. Io ho scelto il pretagliato bianco. Ok, quindi dentro noi troviamo il foglio in A4 con tutte queste immagini e il foglio dell'applicatore. Bianco, argento, oro, rosso. Bianco, argento, oro e rosso, ok. E, mi sono già scontornata, cioè mi sono tagliata dai fogli. Allora io utilizzerò questa scritta qua, questo Merry Christmas qua che mi piaceva molto. E mi sono tagliata due fiocchetti di neve. Insieme ho tagliato, ed eccolo qua, praticamente. Aspettate, se no questo vi confonde adesso. Allora, questa è la scritta e questo è il pezzo di foglio applicatore di cui ho bisogno. Ora andiamo a vedere come dobbiamo procedere. Questi sono i due fiocchetti di neve con l'applicatore. Ok? Allora, adesso, aspettate, mi avvicino. Ok. Partiamo dalla scritta. Si presenta così, vedete che sì e no, che si vede perché è, diciamo, intagliata. Ok? Quindi, per prima cosa, bisogna eliminare l'eccesso di vinile. Quindi lo vado a spellicolare piano, 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 piano. E qua mi resterà solamente quello che mi serve. Devo andare a levare anche i vuoti. Ora vi faccio vedere cosa intendo. Aspettate, eh. Ecco qua. Cosa intendo per levare i vuoti? Sono questi. Alzo. Vedete? Ci sono delle parti in più. Come le levo? O con un bisturi, che adesso non mi sono preparata, Stiamo su. Ce ovviamente, non fa niente. Allora, io la adesso fai? utilizzerò un ago da infeltrimento che è un po' piatto. Forse, sì, eccolo qua. Vedete? Bisturi sottile o quello, il cutter? Ah Così. no, anche quello va bene, comunque Ok. quello che almeno è più. Mi vado a levare tutte le parti in più. Ecco qui. Oggi abbiamo ordinato le pinzette che anche per questo lavoro tornano utili. Sì, altrimenti se avete un farmacista amico con cui avete confidenza, gli potete chiedere quei Non so se bisturini, quelli funzionano, sì, sarebbe da provare. dovrebbero funzionare, quei bisturini con cui tolgono il talloncino Dei farmaci. dei farmaci, sì. Allora, aspettate, questo ovviamente non ci ho pensato se non mi rilevavo prima, quindi scusate un attimo, meno male che non ce ne sono troppi. Aspettate, verifico che l'ho tolti tutti. Sì,
Ciao, il baule dei mille colori. Ciao, il baule. Ci sveli chi sei? Perché non abbiamo capito. Ti chiami proprio il baule dei Beh, mille non sarà una colori oppure pagina, no? Perché poi. probabilmente. Sì, no, va bene come pagina. Perché si può fare sulle shopper? Sulle shopper no, No, conviene il perché. termo vinile, il termo adesivo, quello che si stira per i tessuti. Dopo tanto vediamo anche quale termo Sì. adesivo c'è a disposizione. Ok, allora ho fatto quest'opera di spellicolamento. Ora prendo il mio pezzo di applicatore. Ok, che trovo dentro, dentro alla confezione. Ehi, oggi mi cade tutto dalle mani. Fantastico. Il tema, Allora, il tempo. lo spellicolo e me lo vado a mettere a coprire tutta la scritta in questo caso. Ok? Ecco qua. Io mi aiuto anche con La stecca d'osso. la stecchetta in maniera che aderisca Mentre tu fai questa perfettamente. cosa qui, ricordiamo che vabbè, i kit chiaramente sono già pronti, però se acquistate il foglio di vinile da tagliare, quindi il foglio sano, diciamo, L'applicatore. l'applicatore è a parte. Ma lo potete tagliare tranquillamente con qualunque plotter o Big Shot voi abbiate O a mano. a mano se avete tempo da perdere e pazienza soprattutto, anche a mano naturalmente, però lo potete fustellare, quindi passare nella Big Shot, tagliare con i plotter da taglio, Cricut, Silhouette, quello che sia, tranquillamente. Però tenete conto che prendendo i fogli sciolti non avete già l'applicatore che è solo nei kit, ma anche quello si vende a parte. Ok? Vai. Allora, ho messo il foglio applicatore sopra e ora piano piano vado a rispellicolare in maniera che mi resti tutta la decorazione sull'applicatore. Piano piano. Ok. Quindi a questo punto io ho ottenuto una sorta di stickers, di grande stickers. Mi prendo la mia sfera, ovviamente ho scelto subito una cosa complicatissima perché è in lunghezza e non la metterò mai dritta. Aspettate che mi alzo così cerco di, si vede così, di Sì. centrarla. Ok, la faccio aderire. Poi vado a far aderire quanto mi sembra di averla centrata, ma forse no, non fa niente. Mi serviva proprio questa diretta. Vedi, Oh, Blanca, vedi? ti abbiamo letto nel Hai pensiero. visto? Eh sì, perché mi sa che Blanca aveva preso qualcosa. Sì, forse sì. Ecco qua. Ok. E ora piano 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 piano, ma piano, Mi sembra che tu abbia detto piano. inizio Ok. a togliere l'applicatore. Se vedete che vi viene via la decorazione, riabbassate e fate riaderire. Piano piano. Ecco. Il kit con la macchina da cucire. Ah, sì, Blanca, sì. Sì, è Ok, è vero. vero. Quest'estate. Eccolo qua. Eccoci, sì, Guardate che molto bella, bello. carina. Ora ve lo posso confessare. Era la prima volta che lo Sì, vabbè, facevo. questo per dimostrare Che lo appunto che possono è fare. veramente semplice. Semplice, Anzi, i semplice. bambini, per esempio, se volete fare i lavori di Natale con i bambini, questa è una tecnica che si Sì, adatta perché non c'è divertente.
calore, non ci sono impieghi di cose pericolose. La parte di spellicolare col bisturi la fate voi, ma qui i bambini pure penso che si divertano molto, eh. Allora, Ci aspettate, divertiamo andiamo. noi. Sì, infatti. Infatti. Ciao Libera! Ciao Libera! Allora, aspettate che andiamo a rifinire. Allora, piano piano. Se avete domande, come al solito, fatele, così riempiamo. Martina! Ben Martina arrivata! chi? Martina, mo chi maggi! Ciao Ciao Martina! Martina! Ben arrivata! Mi Come avete va? salvato, dice Blanca, lo volevo fare sullo shopper. E No, no, infatti, allora vedi che bisogna te. vedere cosa hai comprato, perché c'è anche la Perché è il versione termoadesivo, termoadesivo. allora va bene. Se è il vinile, Se è la no. versione termoadesivo, va bene. Come Allora, stai, Martina? abbiamo letto della disavventura che avete Eh avuto, sì, porca abilmente, miseria. abilmente. Quelle sono disavventure grosse Grosse. perché quando ti capita una cosa del genere. Ciao Antonella. Ciao Anto. Qua me lo voglio andare a mettere. Ok. Siccome vedete è leggermente, ovviamente un pochino decentrata, mi voglio andare a mettere un fiocchetto di neve. Qua, che sembri quasi attaccato alla scritta. Ecco qua. Si vede? Si capisce perché c'hai la mano davanti. Ecco, adesso che l'hai spellicolato si vede meglio. Cioè, che l'hai attaccato. Ecco, ti pareva che il tablet mi buttava fuori. Dopo un tot all'inizio. Vedete? Guardate che carino! Ho riempito un po' il vuoto. Ok. Allora, Si vede? Sì, si vede. suppongo, perché io Perché per ora non lo adesso sta vedendo. non lo vedo, però. Sì, si vede, si Sì, no, vede. si vede, si vede. Ne Ok. mettiamo, visto che ce l'ho, così lo rivediamo per l'ultima volta. Ho anche un altro fiocco di neve e lo voglio mettere qua sopra. Allora, me lo vado a prima spellicolazione. Con questa tecnica, ragazzi, per Natale si fa in un attimo, dei pensierini. Allora, ricordo anche che quando vi fate le scritte per conto vostro, mi raccomando, le dovete fare speculari, perché Certo. altrimenti quando andate ad applicarla mettete la scritta a rovescio invece che al dritto. Anche col Allora. termoadesivo, anzi soprattutto col termoadesivo, eh. Le scritte sempre speculari. Allora. Mi sto sistemando un altro fiocchetto di neve. Fiocchetto, questo è un fioccone. Sì. E nel Eccolo frattempo qua. riempiamo i tempi morti con eventuali Infatti. domande, se avete, oltre quella di Blanca. Eccolo qua. Se avete altre domande, nel frattempo riempiamo questi silenzi che Ma loro sono lo so che attente. sono attente. Loro sono attente, eccolo qua.
Ok, al solito faccio aderire bene. E vado a rispellicolare sempre piano piano, in maniera che se qualcosa non ha aderito abbiamo un modo di farla riattaccare. E sempre lo spellicolamento sempre da in diagonale, ovvero da un angolo all'altro, è la cosa migliore. Cercate sempre di fare in questo modo qua, perché dall'alto verso il basso verso l'alto è meno preciso, almeno così avete più controllo. Perché non coprite neanche con la mano mentre spellicolate, invece facendo in diagonale vedete sempre il campo di dove state operando, la sala Vero. operatoria, così il campo operatorio Ok, sì, il è campo uscito operatorio. fuori. Ecco qua la nostra sfera, poi naturalmente ci faremo qualche cosa. Aspettiamo Ah, ecco, mettila così e alzala un pochino. Ok, che se si chiudesse sarebbe anche anche molto più bello. è più Ecco. pratica, anche sì. Qua ci metteremo un bel fiocco, magari delle lucine dentro Esatto, adesso ed per è fatta. esempio immaginate a spugnare del colore da dentro, chiaramente blanca. È No, termoadesivo il questo tuo? non è Questo no. termoadesivo. Il tuo è Il tuo, se è termoadesivo, quindi va bene. termoadesivo, Quello allora è va shopper, va bene. benissimo. E facciamo una piccola demo. Boh, domani. Possiamo pure Sì, farla anche domani. domani facciamo il terzo Domani alle tutorial. 3 facciamo la dimostrazione del termoadesivo, dai. Esatto, ok. E stavo dicendo, pensate adesso che carino a spugnare del colore, parliamo di trasparenze, per cui il tuo, ok, Blanca, Ok. allora il tuo va bene. Parliamo di un oggetto trasparente, che sia plastico o vetro, è uguale. Quindi aprite la sfera e spugnate del colore da dentro e qui avreste le scritte bianche su una bella spugnatura colorata per arricchire ancora di più. E questo come si chiama? Scusate l'ignoranza in materia, è Questa è il vinile. vinile, È che è vinile quello che si adesivo, sì. usa senza calore, Senza cioè calore, senza senza stirare. stirare. E va bene per qualunque tipo di superficie non stirabile. Sì. No, vabbè, volendo pure il legno è stirabile, Anche però il legno, sì, proprio. però diciamo che è quello più specifico adatto alla stiratura è il termoadesivo, cioè quello che vediamo domani. Niente vi vieta di stirare sul legno abbiate magari, scusate, mi sto strozzando, abbiate l'accortezza di mettere un foglio di carta forno proprio per eccesso di scrupolo, perché comunque già il foglio applicatore da solo vi isola l'oggetto dal calore. Quindi se volete proprio eccedere nello scrupolo, soprattutto mettete anche un foglio di carta forno proprio per stare tranquilli. Però, per esempio, potete decorare col vinile anche oggetti in legno. Con sì, Il infatti, col termoadesivo, termo. scusate. Adesso invece facciamo una prova. Magari mentre io ritaglio, Deborah vi fa vedere quali colori sono disponibili di questo qua che ho Sì. utilizzato. E voglio fare una prova con quest'altra serie di pretagliati, che sono bellissime. Poi ragazzi, c'è Arenna, per cui è il Beh, non ne mio. parliamo neanche. E proprio faccio una prova estrema perché era rimasta, questa ve la ricorderete, la lavagnetta a tag di Mirta. Ce n'è rimasta una sola e ora me la voglio decorare per Natale. E quindi voglio mettere una piccola cosa qui e magari una scritta. Ora faccio un attimo di prove.
e mi preparo tutto mentre Deborah vi fa vedere i colori di questa serie qua che ho Allora, questa utilizzato. serie, come dicevamo anche prima, è disponibile in rosso. Ecco, qua avete già un campione pretagliato, se vi rendete conto di come viene. Quindi rosso, l'oro metallizzato. Il bianco, che è quello che ha usato Stefania adesso, se si vede poco perché è un po' nascosto, però è Questo è questo quello che qua. avete visto meglio. Ok, e l'argento. Allora, i fogli sono in 4, per cui avete parecchio spazio per utilizzare anche il foglio. No, aspettate, sto dicendo una stupidaggine. I fogli sono in 4, ma sono pretagliati, mentre invece quelli venduti a parte sono più grandi. Sì, esatto. Allora, i fogli dentro il kit sono in A4. Nel kit trovate il vinile e il foglio applicatore, per cui nella confezione non avete bisogno di aggiungere altro, e il costo è 7,50 a confezione. Ma ci sono tanti, insomma, disegni, eh? Sì, no, i disegni sono tutti questi che voi vedete qui nella leggenda, non è fucsia, ve lo dico, cioè non è che dentro ci sono i fogli fucsia. Il fucsia è stato utilizzato per far capire meglio i disegni. Sì, esatto, Anna. Sono Ciao pretagliati Anna. vinile. Intanto benvenuta tra di noi. Come si chiamano questi Sì. pretagliati in vinile? Pretagliati in vinile. Non hanno un nome. Sono della Tessi. Quindi in questo caso tutti i disegni che voi vedete qui nella leggenda sono quelli presenti all'interno. Ok? Allora, Vediamo io mi adesso sono un'applicazione un po' estrema colorata, sì, un'applicazione estrema perché perché il legno, questo qua, non è per niente non regolare, è è molto trattato. rugoso e è grezzo, per cui speriamo bene, la facciamo insieme questa prova. Io Così, anzi, voglio vediamo se non se viene. funziona. Abbiamo testato Esatto. una cosa in più. Voglio la scritta Buon Natale qui e questa scena E il disegnino, insomma, qua carino. sotto. Ok, e poi uno può Quello che scrivere. sta tagliando adesso Esatto, è è questo. questo. I soggetti, questi Natale qui 2. colorati della serie Natale 2, li vediamo nel particolare dopo. Sì, intanto Se vi avete faccio la pazienza vedere. di Tanto sono aspettare, grazie, due. bellissimi, dice Anna. Grazie C'è? Sì, a te. Sì, c'è. c'è. E ora li vediamo bene perché sono due fantasie Sono due diverse. fantasie Io diverse. ovviamente ho Se preso quella intanto con ti la regia. dobbiamo togliere quello che sta utilizzando Stefania adesso, ce lo dici Blanca, così te lo metto via subito. Ok. Allora, io adesso mi spellicolo intanto. Questo è più difficile da spellicolare, eh? Ok. Si vede quello che sto facendo, lo devo fare qua perché sennò rischio di buttare Sì, è un tutto. po' coperto, però Si vabbè. immagina, massima si intuisce. Sì. Aspettate che anche qua c'è. Allora, fai vedere, mentre io spellicolo, fai vedere Allora, magari tutti e due i soggetti così. vediamo i due soggetti della linea 2, quindi questa qua colorata. Tu stai utilizzando Quella con i renne, non ti puoi quelli sbagliare. piccoli. Allora, aspettate perché non li trovo, quelli lì che stai facendo vedere te. Mi pare che sono gli ultimi, cioè gli Buon Natale ultimi. 2? Sì, eccolo qua.
poi c'è l'altro. Allora, quello che sta facendo vedere Stefania è Buon Natale 2, che è questo. Questo qui è difficile da far vedere, anche perché alcuni soggetti sono nascosti dalla scritta in alto. Qui si vede un pezzo di pupazzo di neve e un pezzo di ghirlanda di qua. Eccoli qua. Questo è Natale 2 e viene 8,90. Però questo qui è termoadesivo. No, no, c'è anche... No, aspettate, no, questo è termoadesivo. Non è quello, perché aspettate. Sono praticamente uguali e non avevo letto. Comunque il kit di termoadesivo viene a 8,90. Ormai ve l'ho fatto vedere. Termoadesivo, termoadesivo. Allora, aspettate. Ma c'è? Eh sì. Lo siamo già venduti. Ah, no, eccolo qua sotto. No, 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 no. Allora, Dolce Natale 1 e Dolce Natale 2. Ok. Allora, questo che sta facendo vedere Stefania. Ah, però sempre 8,90 costa. Sì. È Dolce Natale 2 ed è vinile con i soggetti colorati già pretagliati e colorati. Viene sempre 8,90. Sono all'interno tutti questi soggetti qua che vedete, sono tanti. Guardate la renna della tazza, carina, eh? Scritte, le sfere e il Buon Natale. Che hai messo? Merry Christmas o Buon Natale? No, il Buon Natale è questo. Lo vuole Blanca, uno. Uno, ok, Blanca, grazie. Eccolo qua, questo è Dolce Natale 2 e poi c'è la serie 1, Dolce Natale 1, che è questo. Ecco qua, gli elementi sono sempre tanti in ogni confezione, quindi vi potete sbizzarrire come preferite. La renna con la sciarpa pure è troppo facile. Eccoli qua. Okay. Allora. Qui c'è pure il gingerbread con la casetta di zenzero. Questo. Quindi, Dolce Natale 1 e quello che stavo utilizzando anche Stefania, Dolce Natale 2. Allora. Mi ridici oltre il plexiglass, dove altro si può metro, mettere? Muro, carta, legno. Tutte le superfici, diciamo che non... rigide. Sì, rigide. Latta. Sì. Allora, io mi sono spellicolata intanto tutti e due e ora andiamo subito a vedere se funziona. Se si distrugge. Ok. Ok, allora. Blanca, sì. Dolce Natale 2. Dolce Natale 2 è quello con la... Sì, sì, è quello Antonella. Che sto usando io. È quello che sta usando Stefania. Esistono anche pretagliati in termo vinile, sì, 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 e sono quelli che vi facciamo vedere oggi, vi facciamo vedere i kit e domani facciamo. Invece facciamo il tutorial sul termoadesivo. Sono bellissimi per chi non ha il plotter e non sapevo esistessero, esatto, sì. Allora Antonella vuole un altro... Un altro Dolce Natale 2, ok. Allora... Ho messo la scritta sull'applicatore. Adesso ecco. Vediamo se si distrugge. Allora cerchiamo di stavolta di centrarlo. Ok. Vedete? Ora lo faccio aderire.
Infatti manco io ce l'ho, dice Blanca, infatti è comodo per quello, però ripeto, per chi ce l'ha, anche solo una Big Shot, va bene. E potete tagliarlo con quello che avete oltre che a mano, o prendere i pretagliati. Ragazze, incrociate le dita per me. Oh, è venuto, che carino! Funziona. Bello, bellissimo! Guardate. Ecco, abbiamo testato insieme a voi in diretta l'applicazione del vinile sopra questa superficie particolarmente difficile per alcune cose. Sì. E allora si è andata la scritta, che è sottilissima, questo va a maggior ragione. Ora guarda, distruggo questo, Oh, le lavagnette sono finite. Ecco. Tanto per... Da che ne avevamo 1900? Sì, ma ne abbiamo vendute tante durante le dirette d'estate. Le scritte di prima, colore bianco, bianco. Per Antonella. Sì. Benissimo. Ok. Allora, Antonella. Ecco qua. Poi... È bello anche se, ecco, avete qui, avrei potuto mettere una scritta dell'altra serie, insomma. Sì, quello si giocate, Allora, ora mettiamo, forse, aspettate che non ho spinto abbastanza. Il termo vinile è troppo divertente. Termo no, vinile, il vinile. Il vinile. Ma è divertente anche il termoadesivo. Ah, benissimo, questo è l'applicatore più difficile. Perdonate. Ma l'ho spellicolato, sì. Sì. Forse. Okay. Allora un po'. Ecco, adesso ecco va bene. Poi con questi colori brillanti sul nero. Infatti è bellissimo. Che? Pensavo mi avessi chiamato. No! È passato un motorino. E questa la venderemo fatta. Beh, vogliono scrivere, c'hanno poco spazio, però vabbè, è un appunto così, per Babbo Natale. Vabbè. Però in effetti è molto carino. Allora. Eccolo qua, funziona, funziona. Carina. Guardate che carino. Alzala un pochino, Ste. Non la tenere bassa. Aspetta. Eccola. È carina. La scritta e la decorazione. Tanto. La vediamo più vicino. La decorazione qui sotto. Poi sul fondo e nero. La scritta. Eccola qua. Ho trovato due lavagnette. sì, per Cantonella è tra quelle che quest'estate si è presa le lavagnette. Esatto. Blanca, poi guardate anche che questa è proprio grezza grezza, perché qui c'è delle imperfezioni molto evidenti. Però nonostante tutto ci siamo riusciti. È molto carina. Io ho pure la lavagnetta, infatti mi ricordavo che Blanca ce l'aveva. Guardate che è carinissima. Sono carine, sì. Veramente molto belle. Così avete sia l'effetto trasparenza che non... Allora, vi è piaciuto? Vediamo al volo i termo anche. Adesso vediamo tutto, la carrellata di tutti i kit disponibili. Domani vi ricordiamo, sempre alle 15, facciamo la seconda parte della demo e vedremo come applicare invece il termoadesivo in questo caso. Quindi non mancate, anche se domani è sabato,
Alle 3 tutti Facciamo lo a casa, stesso. delegate, parenti, se dovete fare spesa o commissione, voi attaccate al video a studiare. Vediamo. Allora, noi adesso facciamo la La carrellata di carrellata. tutti i kit disponibili di quest'ultima serie di novità di Tessi. Allora, riandiamo a vedere i pretagliati a tinta unita, diciamo così. Quindi Che questi. sono esatto quelli là, sono in argento. In oro. In rosso. Si vede meglio qua. Il bianco non c'è più. Rosso. Sì. E il bianco che ha usato Stefania. Aspettate però Ah, perché perché io uno l'ha non. presa Uno l'ha Antonella. presa Antonella. Sai che invece mi sa tanto che non c'è più. O sta qua No, sotto. Vediamo un po'. c'è. Eccolo qua. No, c'è. Ok. Questo linguaggio un attimo qua. E il bianco che è stato utilizzato all'inizio sulla sfera. Vi ricordiamo che c'è compresa nella confezione c'è il foglio di termo aridaie, questo termoadesivo Sto termo c'abbiamo. mi piace proprio. C'è il foglio di Applicatore. l'applicatore che si trova compreso solo nelle confezioni, altrimenti è sciolto e si compra. Oro, sì, Oro c'è, Franca. sì, l'avevo Eccola. fatto vedere qua, eccolo qua. E altrimenti ci sono i fogli sciolti, come ci sono i fogli sciolti di vinile che noi abbiamo. E queste Poi. sono le tinte unite. Le Mentre invece andiamo a rivedere il pretagliato sempre in vinile di Dolce Natale 1. Questo è difficile da vedere. Ecco, così, così. Ecco, così un pochino si vede. E Dolce Natale 2, che è l'altro, quello che ha usato sempre Stefania sulla lavagnetta. Ecco qua. Poi vediamo i set di termovinile, sono sempre due, Buon Natale 1 e Buon Natale 2. Oh, questi set vengono tutti vinile e termovinile 8,90, mentre invece Le scritte 7,50 sì, no, e questi questi 8,90 questi a sì. colori 8,90, 7,50 le scritte a tinta unita. Quindi vediamo adesso l'assortimento di Natale Buon Natale 1 di termoadesivo questa Quello che volta, vediamo quello che domani. vediamo domani, che è questo. E Buon Natale 2, che invece è quest'altra serie qua. Questo Le scritte sicure non ci sono sul termo. Cioè, tipo da questo non sole? c'è il No, non le tinta abbiamo, o non le unita. abbiamo prese No, noi, evidentemente forse non non le abbiamo l'avranno prese noi, non lo fatte. so. Quindi di termo solo ste due, una e due. Gli assortimenti, questi qua, sì. Natale 1, Natale 2. Buon Natale 1, Buon Natale 2. Sì. Ok, allora, se avete domande o altre richieste, finché siamo in In onda, diretta. dopodiché, chiusa la diretta, come sempre vi chiediamo la cortesia di non scrivere più sotto il video perché andrebbe disperso, non lo vedremo più il messaggio. Ma al 370 10 25 425. È il nostro riferimento per qualunque cosa. Se dovete chiedere informazioni, dove continuare a mandare i vostri
ordini per le novità di idee per creare che abbiamo presentato ieri, no, l'altro ieri. E come vi diciamo all'inizio, siccome l'avevamo già detto anche ieri, ma oggi abbiamo saputo che ci hanno riaumentato le quantità da prendere per noi negozianti, per cui a maggior ragione, se non riusciamo ad ottenere un ordine che possa convenire a noi fare, purtroppo non possiamo mandarlo avanti. Per cui noi prendiamo questi preordini, come sapete, con riserva e l'8, quando chiudiamo gli ordini, vi possiamo comunicare con certezza se possiamo mandare avanti l'ordine oppure no. Quindi tenete presente che ci fate le richieste, ma col punto interrogativo, Con perché non è riserva. con riserva, perché non è detto che possiamo mandarlo avanti. L'aveva abbassate le quantità e adesso le ha rialzate, Sì, quindi per le novità. purtroppo per le novità va bene. Niente, quindi noi abbiamo detto ci vediamo domani sempre alle 15 per il tutorial sull'applicazione dei termoadesivi questa Sì, volta. quindi questi. Quindi vedremo una demo sicuramente sulla stoffa a questo Sì, punto, certo. perché è quella, diciamo, è studiato proprio per quello, per cui E vedremo forse faremo stoffa. una prova, visto che tanto durante questi tutorial sperimentiamo insieme a voi, faremo qualche fa una prova sul panno Lenci, che non lo Ah, so. ok, certo. Beh, Sarà una. ah no, quello è il subli. Non lo Ok, so. sì, Vedremo vediamo un insieme. attimo. Allora, bene, grazie a tutte, grazie per essere state con noi anche oggi. Ci vediamo domani alle 15. Buon Ciao, ciao! Natale!